Ciao ragazze, vi ricordate che nell'altro video vi avevo fatto vedere che avevo comprato delle melanzane bianche? Ecco, queste melanzane io adesso le vorrei andare a fare praticamente ripiene, ripiene con radicchio, la propria polpa che sono andata a scavare, vedete le mie melanzanine scavate, la polpa è qua, e della provola affumicata. Quindi per incominciare vado a tagliare una cipolla e la facciamo soffriggere. Andiamo a tagliare anche a cubettini piccolini la melanzana stessa, quella che abbiamo ricavato dallo scavo. Mettiamo anche questi cubetti insieme alla cipolla e continuiamo con i restanti. Tanto che la nostra melanzana si ammorbidisce, andiamo a fare a piccoli pezzetti anche il radicchio. Una volta che le nostre melanzane si sono belle appassite, andiamo ad aggiungere il radicchio, perché il radicchio ha una cottura molto veloce. Le melanzane avranno cucinato un 5 minuti al massimo, 6 minuti. Adesso vado a salare e pepare. Grazie.
Quindi abbiamo aggiunto i nostri cubetti di scamorza nella padella. Io ho preparato questa teglia, ho solo appoggiato il cucchiaio di legno e adesso man mano che riempio le mie melanzane vado a posizionarle qua dentro. Nel frattempo accendiamo anche il forno a 180 gradi almeno. Non vi preoccupate, se si è fusa la scamorza va benissimo. Eccole qua, le nostre melanzane sono pronte per essere infornate, le lasceremo almeno 20 minuti, 30 minuti a 180 gradi e poi vedrete che risultato squisito. Ecco come si presentano le melanzane una volta cotte al forno. Non sono invitanti? Buon appetito!